l'inizio dello strappo. Quindi ormai è fondamentale tenere le prime posizioni, è fondamentale essere davanti. Vediamo la campionessa italiana. Sì, si è messa proprio nelle posizioni migliori. In prima posizione. Sì, ormai è all'imbocco praticamente dello strappo, tra pochissimo. Infatti le vedremo svoltare subito a destra. Vediamo, al termine di questo prato c'è proprio la svolta. Vediamo Maria Cuti in maglia tricolore, l'atleta della Varcar Travel Service. Ecco qua lo strappo inizia in questo punto. Vediamo, e poi prima parte è un po' più pedalabile, ma la seconda impenna notevolmente. Un'altra atleta. È la campionessa del Trentino. A vedere la maglia, credo sia la campionessa della Trentina. Ed ora è Maria Cuti che accelera, sta quasi imitando quello che ha fatto Federica Venturelli nella gara degli allievi, delle donne allieve, però al momento sono ancora tutte in fila indiana. Non è ancora iniziato la parte più difficile da salire. Adesso arriva fra poco la parte più difficile, quando arriveremo all'altezza delle stalle. Incomincia veramente a impennare la salita. Vediamo, è il tratto più impegnativo, sta per arrivare e lì sicuramente vedremo chi ha qualcosa. Ecco, dove iniziano le scritte incomincia anche il tratto più impegnativo. Infatti si vede, le pedalate è molto più pesante, si sta facendo un po' di selezione. Vediamo comunque sta insistendo decisamente. Sì. Maria Cuti sta insistendo decisamente, però le altre non mollano. Vediamo, sono rimaste, se non andiamo errati, sono in quattro. Tre. Sono in tre al comando. Vediamo, sono rimaste in tre. Ora appena possibile vedremo. È Maria Cuti, la numero uno. Alle spalle di Maria Cuti, 78. La numero 78. E la 54. Allora, 78, si tratta di Elisa Bianchi. Ma la Maria Cuti se ne va, sembra che possa prendere un po' di vantaggio. E la 54. Sì. Vediamo che se ne va. Se ne va Maria Cuti, per le altre sembra che non ci sia niente da fare. Rossignoli, vediamo se Matilde è appesantita. Bianchi e Elisa all'inseguimento. Ecco qua, adesso c'è lo scollinamento, la parte dura. Adesso scollinano e subito ci sarà la discesa. Vediamo che aveva un altro passo, sinceramente sì, aveva un altro sì. passo, lo ha confermato, ha preso la salita davanti e ha continuato con decisione. Adesso ora c'è vedremo, subito la discesa. Vedremo se la discesa, se riuscirà a mantenere questo vantaggio. Ripeto, non è tantissimo, ma sicuramente... Abbiamo visto più che altro la pedalata delle altre due molto appesantita. Molto più appesantita. E ora appena saranno in pianura, questa pesantezza di pedalata probabilmente si ripercuoterà su quello che riusciranno a fare per tornare a riprendere la campionessa italiana. Sì, la campionessa italiana ha preso la salita in testa e ha fatto il ritmo, le ha staccate proprio di ruota. Sul tratto più duro non sono riuscita a tenere lo stesso ritmo. Adesso in discesa col rapporto da esordiente sarà un po' un problema. Non riesce a pedalare, però i metri di vantaggio li ha, quindi vedremo. Decisamente una bella azione quella di Maria Cuti. Bella azione, sì, decisa, convinta, proprio scollinato, aumentando il vantaggio. Dobbiamo dire che dopo la conquista della maglia tricolore... ha cominciato a dare qualcosa in più, ha vinto anche nelle gare con le ragazze del secondo anno, quindi decisamente per lei è stato un passo avanti, gli ha dato una grande morale e grande convinzione. Certo, la maglia tricolore ti mette qualcosa in più anche addosso. Le due inseguitrici che dovrebbero essere ancora, abbiamo visto Matilde Rossignoli della Luc Bovolone e assieme a lei Elisa Bianchi del Velon Montirone, quindi due atlete all'inseguimento. Matilde Rossignoli hanno 5 secondi di ritardo. La vedono però, là in fondo, però l'arrivo si avvicina, quindi sì, si avvicina. Sembra molto difficile per loro due riportarsi su Maria Cuti. Ora vediamo la moto che si volta, sembra che alle loro spalle ci sia il vuoto, quindi saranno probabilmente loro due a lottare per il secondo e terzo gradino del podio,
perché ormai Maria Cuti sembra veramente imprendibile. La vedono davanti, è lì. È lì, però a 100 metri. Però anche però l'arrivo è vicino. Non si avvicina, ma si allontana. La possibilità di raggiungerla, proprio perché la strada che manca arrivare al traguardo è poca. Situazione che si è creata proprio sulla salita e poi è rimasta così. Dobbiamo dire che ancora una volta l'atleta che oggi era la più forte, eccola, è quella Maria che Cuti, inquadrata dalla telecamera, ed è praticamente ora l'ultimo chilometro. Ultimo chilometro. Vediamo Maria Cuti. Prosegue con ritmo costante, continua. Ci sono di fatto tre curve per arrivare al traguardo, un'azione importante in salita. Ora e adesso un ottimo ritmo in pianura. Che la nostra moto la lascia passare, tanto sono tutte vicine, quindi anche per lei doppietta dopo la maglia tricolore, successo alla Coppa di Sera. Ecco la rotatoria, ingresso in Viale Roma. E siamo proprio al finale, fasi finali di gara, quindi grande azione, grande determinazione per la ragazza che ha veramente fatto il ritmo e staccato di ruota le altre. Guarda, senza quasi neanche mai girarsi. Sta già festeggiando. Ed eccoci alle ultime due curve. Dobbiamo anche dire che quando una maglia tricolore vince una gara, per gli organizzatori è una soddisfazione ulteriore, certo, no? È una grande soddisfazione, perché dimostra che i percorsi premiano comunque chi già aveva un'ottima base. Eccola Maria qua sul rettilineo finale. Ha guadagnato ulteriormente, non vediamo ancora comparire le avversarie in fondo, quindi ha consolidato il vantaggio. Ha consolidato il vantaggio. Successo di Maria Cuti, campionessa italiana della Valcar Travel Service. Seconda alla Rossignoli. Rossignoli. E terza Elisa Bianchi. Bianchi. Quindi seconda Rossignoli, terza Elisa Bianchi. Il vantaggio rispetto al gruppo, che comunque era in forte rimonta. Era in forte rimonta e praticamente si è accodato con le prime alla coppia seguitrice. Quindi vediamo che altre atlete stanno concludendo. Dobbiamo dire che una bella corsa anche è stata questa. Una bella corsa, e dobbiamo anche dire che in questo caso è stata forse più combattuta sicuramente di quella delle donne allieve. Sì, sicuramente hanno tenuto anche una media alta anche nei primi giri. Altre atlete all'arrivo. Ora tra poco sentiremo le sensazioni e le impressioni delle atlete, le prime tre arrivate, così come abbiamo fatto precedentemente per la gara riservata alle donne. Io mi preparo intanto per le premiazioni. Io ti ringrazio, grazie, ci vediamo dopo. Vediamo intanto la seconda arrivata, è la prima che ci raggiunge, Matilde Rossignoli, seconda arrivata. Allora, nel finale non c'è stato niente da fare su quel tratto di salita con Maria oggi? No, non c'è la facciatura. Ascoltami, quando abbiamo visto che Maria ha allungato, all'inizio forse sembrava avere un ritmo un po' inferiore rispetto a quello che poi ha dimostrato nell'ultima parte di salita. Sì, ma noi, io e quella che siamo arrivati terza, non ce la facevamo più e siamo andate via insieme ad andatura uguale. Senti, in finale è vero che ma l'avevate lì davanti, vicina, avete mai avuto la sensazione di poterla riprendere? Un colpo sì, però poi non la vedevo più e allora ce la siamo giocate noi due. Soddisfatta di questo secondo posto? Sì, soddisfatissima. Allora complimenti a Matilde Rossignoli per il secondo posto. Grazie. Complimenti, grazie. E grazie a te. Grazie. Elisa Bianchi, è Elisa Bianchi che ci raggiunge. Terzo posto, ho chiesto a Matilde prima se c'era niente da fare nel finale contro Maria. Maria era lì, non distantissima da noi. E in salita è riuscita a staccarci, è andata davvero fortissimo, non sono riuscita a stare dietro. In discesa ha preso ancora un po' e quindi poi in due non siamo riusciti ad andare a prenderla. E
Senti, mancava pochissimo al Gran Premio della Montagna quando voi vi siete staccati, non più di un centinaio di metri, non c'è stato niente da fare. Io proprio non ce la facevo più, ero stanchissima e a veder lei che riusciva ad andare su con quel ritmo lì mi sono un po' demoralizzata e non sono riuscita a stare dietro. Di nuovo complimenti, grazie. Grazie mille. E ora la vincitrice, Maria Cuti, partivi con la maglia tricolore, hai confermato che insomma in quest'anno a grandi appuntamenti ci sei, li hai vinti tutti e due, quindi veramente credo che devi essere particolarmente soddisfatta. Sì, sono molto soddisfatta, ci tenevo a questo risultato, era una delle gare che volevo fare bene e ci sono riuscita. Senti, abbiamo visto le immagini, ha iniziato la salita davanti, cioè prima di affrontare la salita ti eri portata in prima posizione, poi hai sempre tenuto, diciamo, appena cominciata la salita hai allungato sempre un passo, diciamo non sei mai scattata, no? Sei sempre andata su e piano piano gli avversari non hanno tenuto il ritmo. No, ho fatto, non sono proprio scattata, ho fatto il mio ritmo in salita e dopo l'ultimo pezzo dove c'era più pendenza ho cercato di andare più forte possibile per prendere un po' di metri. Senti, quando hai avuto quando ti sei accorta, mancavano meno di 100 metri al Gran Premio della Montagna, che le altre non reggevano il ritmo? Il mio allenatore mi ha detto quando mancavano circa 200 metri che le altre si stavano staccando e di continuare così perché avevo preso un po' di metri e quindi ce la stavo facendo. Anche la discesa l'hai fatta piuttosto forte perché, come mi diceva prima Elisa Bianchi, hai guadagnato forse ancora qualcosa. Sì, in discesa ho cercato di recuperare fiato e di essere in posizione aerodinamica. Allora, dietro erano vicine, però credo che appena arrivati in pianura l'hai capito subito che era fatta. Sì, quando all'ultimo chilometro ho capito che era fatta, anche perché la moto mi diceva che avevano mollato, quindi insomma vedevo anche io che erano lontane. Senti, ti abbiamo visto dalle immagini, quando mancavano 300-400 metri d'arrivo hai già festeggiato con qualcuno, chi era con qualcuno se ce lo puoi dire? Avevo già festeggiato con un nostro amico di squadra, cioè che ci aiuta. Cioè eri felicissima già, dai. Sì. Grazie, ti ringraziamo e una dedica particolare per questa vittoria. La dedico alla mia famiglia che mi porta, si sacrifica per me e alla mia squadra.